nuova 550D che va ad aumentare già il parco di fotocamere ampio di Canon, la nona macchina di fatto. EOS 550D si presta ad avere un sensore CMOS da ben 18 megapixel con 14 bit, una velocità da 3,7 fps in modalità RAW con scariche da 6 scatti e oltre 30 per i JPEG, ISO che va da 100 a 6400, espandibile poi a 12800, una soluzione devo dire adeguata per ogni ambito, soprattutto perché annovera all'interno tutte le funzionalità video full HD con frame rate variabile, con comandi completamente automatici o manuali, tempo, diaframma ed ISO, sicuramente il prodotto più utilizzabile per chi fa uso frequente, diciamo, della fotografia nei viaggi, piuttosto che utilizzatori di social network, la possibilità di condividere le proprie immagini, i propri filmati. Devo dire un prodotto completo, leggero, 500 grammi, 530 grammi a esposizione, con un supporto SD o SDHC, quindi come dire anche il massimo dal punto di vista dello storage dell'immagine. Porta nuovo 7200 f2.8 IS secondo proprio per alcune caratteristiche estetiche esterne, quindi più grip e maggiore velocità nella messa a fuoco, ma anche minore aberrazioni cromatiche e minore aberrazioni geometriche, quindi maggiore risoluzione anche per gli utilizzatori professionali di corpi macchina più interessante appunto.